Buonasera a tutti, grazie per essere così numerosi. Questa sera c'è qualcosa di particolare, no? Vedete anche le nostre immagini, insomma, le intravedete, perché fra un attimo cominceremo qualcosa di diverso dal solito, una lettura dialogata di ondate. Come ricordo sempre all'inizio, questo incontro rientra, guardate alle mie spalle, nel progetto I giovani sulle tracce della memoria, conoscere per ricordare storie del confine orientale. Grazie alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e soprattutto al Comune di Gorizia. Eccoci, ondate, di bene come si legge? Wellenschlag. Ecco, non faccio brutte figure. Di Otto von Leitke. Vedete, la traduzione del testo è stata fatta da Marina, dalla professoressa collega Marina Bressan. Poi ci saranno i lettori, Adis Brizzi di Valsassina e Enrichetta Cefa al violino, grazie signora. Il nostro Tullio Svettini, che come tutti sappiamo, è meglio ricordarlo, è rovignese doc, ma gradese di adozione. E io sono giù in basso e comunque mi vedete in qualche modo. Eccoli più in grande, vedete? Tullio, Enrichetta e Adis, se mi permette signora, grazie. E poi la professoressa Marina Bressan, che non voleva che io neanche la nominassi quasi, e invece l'ho costretta così a partecipare al mio fianco. E perché noi dobbiamo essere orgogliosi, tutti la conosciamo, ma è meglio ricordare a chi non la conosce. Poi anche questo incontro verrà registrato, no? È una germanista, una traduttrice, docente della scuola media superiore, infatti era mia collega, ci siamo conosciuti là un 30 anni abbondanti fa. Sì, poi collabora e insegna anche all'Università di Trieste, è presidente del Centro di Ricerche Turismo e Cultura di Gorizia e autrice di numerosissime pubblicazioni scientifiche e divulgative, curatrice di innumerevoli mostre e cataloghi. E siccome vi voglio dimostrare che è vero, ho preso questa immagine perché insomma, no? Noi donne, giusto, dobbiamo... c'è subito un sorriso visto sul volto di tutte le signore presenti. In particolare voglio sottolineare il suo ottimo lavoro come curatrice e poi anche traduttrice delle didascalie e di tutto, del ciclo di mostre dedicate agli Asburgo, come per esempio Asburgo, 4 secoli di governo di una contea di confine, Elisabetta d'Austria, che sarebbe la Sissi naturalmente, donna, imperatrice, viaggiatrice, Francesco Giuseppe I, uomo, Franz Josef, uomo imperatore, patrono delle scienze e delle arti, ma ovviamente non ve li metto tutti, ma tanto per vero, ma certo che no. Libri per Francesco Giuseppe per la monarchia, cambiamo pagina, scrittori austriaci sul fronte dell'Isonzo. Signori si parte, come viaggiavano nella Mitteleuropa e paesaggi, collegato a questo, della Transalpina, itinerari tra storia, arte e natura. I testi sono della brava Marina e le foto sono dell'altrettanto brava, qui presente in prima fila tra noi, nostra socia Marisa Bernardis. Grazie Marisa, grazie Marisa. Poi dalle Alpi all'Adriatico in ferrovia, con la meridionale, con la Transalpina. È recentissimo questo incontro, questo dibattito, non è un dibattito, una conferenza come di Marina Bressan, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Udine, del Comune di Gorizia, e che ringraziamo tra l'altro, no, per tutto questo tipo di attività, anche per il nostro incontro, e qui rappresentato dal sindaco Rodolfo Ziberna. Se c'è qualche assessore che non ho visto può alzare la mano e salutare. No, talvolta, no, spessissimo ci sono assessori. I dati elettorali tutti. Ah beh, naturale. Attaccai sul televisore. E poi del consolato onorario d'Austria del Friuli Venezia Giulia. Altri libri, Sirene a grado, Der Sturm e il futurismo. Poi la laguna di Grado, impressioni di viaggio Grado ad Aquileia tra 800 e 900, Grado, evanescenze e ritorni. Quindi abbiamo una vera esperta qui con noi. Grazie per essere venuta Marina. E entriamo nel vivo. Otto von Leitge, quarto figlio di un ufficiale della Marina Militare Imperiale, era nato a Pola nel 1860. Dopo un breve periodo a Trieste, riuscite a leggere anche laggiù sul fondo? Bene. Dopo un breve periodo a Trieste, la famiglia si era trasferita qui da noi a Gorizia
A quel tempo era una cittadina di circa 15.000 abitanti, dove il padre, Georg, ritiratosi dal servizio, si era stabilito a Strazis. Strazis, quindi Strazis oggi. A Gorizia Otto frequentò le ultime classi, perché aveva 9 anni, no? Ha frequentato le ultime classi della scuola elementare e successivamente il ginnasio e il liceo, lo Stadtgymnasium. Conseguita la laurea in giurisprudenza a Graz, ritornò qua a Gorizia e ha lavorato come segretario del barone von Ritter, facendo pratica come avvocato. Dopo il matrimonio con Antonia von Reier, grazie, non ho studiato il tedesco, ma ho chi, no? Ho un'ottima consulente. Grazie alla ricchezza della moglie, Otto poté abbandonare la vita lavorativa e dedicarsi completamente agli studi e alla narrativa. Scrisse una quarantina di novelle e 4 romanzi. Le sue opere principali, bisogna dire, che risalgono quasi interamente al periodo goriziano. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale si trasferì nella sua tenuta di Sandhof in Carinzia, dove morì nel 1951. E arriviamo adesso proprio a ciò che verrà visto e sentito da voi oggi. Innanzitutto, quindi, Grado era una amena, gradevole cittadina su un'isoletta, finché nel 1873, lo vedete alle mie spalle, il pediatra fiorentino Giuseppe Barellai fondò l'ospizio marino per la cura delle malattie respiratorie e in particolare dei bambini. Venivano inviati qui i bambini rachitici degli ospizi di Gorizia e Trieste, che guarivano con queste cure elioterapiche, con il clima, e quindi sono stati una buona pubblicità, e in questo modo la medio-alta borghesia di tutto l'impero, Vienna, Praga anche, no? E comincia a frequentare le spiagge dell'isola. E questa foto me l'ha data, me l'ha donata per voi, Marina. Vedete, saluti da Grado. A che anno risale questa? Questa risale alla fine degli anni 80, primi anni 90. Quindi prestissimo, una delle prime foto che abbiamo con gli stabilimenti, vedete, costruiti lungo la riva. Si arrivava a Grado, no? In treno, direttamente da Praga e Vienna, come dicevo, poi si saliva su un battello e in seguito, fino al 1914, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Grado divenne piano piano la località balneare sicuramente più frequentata di tutto l'impero. E anche questo mi è stato donato da Marina, di pure cos'è? Questo è il bollettino proprio che conferma il decreto imperiale, il Kaum-Ka-Erlass dell'imperatore, che nominava Grado Kurort, è una denominazione ambita, pensate che Kurort era solamente Grado nella nostra regione, quindi ben meritato grazie proprio a queste guarigioni dei bambini scrofolosi presso l'ospizio marino di Grado. Sì. Sì, 1895, quindi da 3 anni Grado era diventata per l'appunto Kurort, però se mi consenti, ecco, io vorrei fare una premessa anche degli anni 80 Grado. Grado nasce, sì, come Kurort nel 1892, però Grado fu sempre frequentata, seppur da personalità che non eminenti sicuramente, questo dopo la denominazione di Kurort, ma soprattutto di locali. Locali che anche qualche personaggio noto che arrivava a Grado proprio per vedere il mare. E infatti negli anni 80 Grado era ancora un piccolo borgo di pescatori, però proprio per questa località vetusta di storia si iniziava anche una nuova era, ma ciò che attirava Grado era proprio il mare. Pensate che personalità come Sigmund Freud, il padre della psicanalisi, in visita ad Aquileia, volle proprio affrontare il viaggio lungo la laguna, perché allora l'unico collegamento era Aquileia-Grado attraverso il vaporetto, come un bambino proprio immergere questi piedi nella sabbia e raccogliere conchiglie.
Quindi lascia veramente una descrizione delle impressioni proprio immediate. Ve le cito: dopo un viaggio di 2 ore e mezzo attraverso le solitudini della laguna, giunsi a Grado, dove sulla spiaggia dell'Adriatico potei raccogliere conchiglie e ricci di mare. Ecco, queste sono impressioni veramente immediate. Poi ci furono anche altre a visitare Grado negli anni 80, tanto che nel 1886 ci fu un articolo del professor Babusch sulla Neue Freie Presse che proprio esaltava anche le virtù terapeutiche di Grado. Quindi c'era, ecco, le prime casistiche di guarigioni dell'ospizio marino di Grado che confermavano per l'appunto questo cocktail salutare tra mare, sabbia, aria e sole. Quindi un cocktail che veramente fu esaltato anche da altri scrittori di viaggio come quel Heinrich Noè, cui Gorizia deve veramente essere riconoscente perché lui è anche il Bahnbrecher des Tourismus goriziano, cioè colui che scrisse delle guide veramente articolate anche su Gorizia. E poi anche uno svizzero, Jakob Herr, che è un nipote del direttore del cotonificio di Monfalcone, si era recato attraverso questo periglioso, anche chiamiamolo così, traversata della laguna per arrivare all'isola di Grado. E quindi la conferma della denominazione di Kurort diventa veramente un momento di svolta anche per Grado. Ondate, Wellenschlag, scritta appunto da Otto von Leitgeb, è ambientata in questa Grado che si è risvegliata molto lentamente a questo suo sonno anche secolare e che comincia a offrire al visitatore, oltre a una nuova immagine dell'isola, seppur ancora limitata, perché la superficie era ancora limitata, era l'aria, come evidenza il barone von Goethe, puzzava ancora di sardine, è vero, però era un'isola che attirava soprattutto le donne con i bambini. E infatti c'è questo incontro fra il barone Goethe, aristocratico di Vienna, e questa signora della piccola borghesia, Bertha Müller, che accompagna il bambino per l'appunto a Grado, perché gli faceva bene proprio l'aria di Grado e i bagni di Grado. E questo incontro tra il barone Goethe e Bertha Müller, che avviene per l'appunto sulla spiaggia, come vedete le donne indossavano questi bellissimi abiti bianchi con cappelli, i bambini giocavano accanto a loro, eccetera. Questo incontro veramente suscita, ecco, delle motivazioni interiori nel barone Goethe, tanto che lui dice, scusa se mi approprio della lettura di 2 righe, ero una bella giovane donna, alta di statura, formosa, quasi giunonica, ma nello stesso tempo slanciata e flessuosa. Avevo una capigliatura folta, bruno castana, gli occhi marroni erano un po' tristi e inespressivi, le sopracciglia sottili, le mani grandi e candide, i piedi piccoli. Vestiva la moda, ma la stoffa dei suoi abiti non era costosa e i suoi fazzoletti di puro batista erano imbevuti di profumo. La giovane Bertha Müller rimase fedele al marito, per cui il barone von Goethe si prese veramente un bel rifiuto. Quindi proprio la spiaggia di Grado, ecco, a fare da sfondo a questo incontro. La stessa isola però, che era molto limitata nella sua superficie, la laguna da un lato e il mare dall'altro.
E proprio questi due ambienti diversi, laguna e mare, riflettono i turbamenti nell'animo del barone Goel, fanno proprio da sfondo a questo incontro, a questo corteggiamento, che alla fine però sì, lo deluderà perché non rispetterà, ecco, le sue aspettative. Certo che ci sono stati, ecco, dei momenti anche quasi di difficoltà nella traduzione, perché Otto von Leitgeb inclina anche molto al bozzetto, anche all'ironia, è vero Tullio? Proprio lo sentiremo anche. Quindi sono però delle caratteristiche che hanno fatto di lui uno scrittore ancora apprezzabile, ahimè ancora poco noto, ma soprattutto legato a un grado che si stava affermando come la spiaggia ideale per i bambini e anche la spiaggia che diventerà poi con gli anni la spiaggia della Mitteleuropa. Grazie. E con queste due ultime immagini, scattate all'epoca, questa del 1906-1910, e con questo io vi lascio e vengo a sedermi tra di voi per godermi la serata. Grazie. Premessa allo spettacolo Ondate. Torniamo per una sera indietro nel tempo e precisamente ai primi del Novecento, quando Grado era un'affermata località turistica e termale. Infatti nel 1892 l'imperial governo austriaco aveva proclamato Grado luogo di interesse turistico e pregevole per le sue cure termali. Ed è proprio a Grado che due anziani ottuagenari, ovvero noi due, per un'ora circa, vogliamo sembrare giovani, impersonando e dando voce ad una coppia di giovani turisti austriaci incontratisi ai bagni di Grado ai primi del Novecento e fra i quali nasce un breve idillio che però finirà sul nascere per ragioni matrimoniali cui è legata la giovane villeggiante protagonista della pièce teatrale Bertha Miller. Andiamo dunque ad incominciare il gioco della finzione e buon ascolto. Mattino di sole di un giorno di giugno sulla spiaggia della piccola isola nella laguna. Sorte come per incanto avanzano con moto armonioso piccole onde. Nascono laggiù, vicino alla linea giallo-rosa dell'orizzonte dove il mare è fondo e si tocca col cielo. Corrono sulla distesa marina come ombre scure della notte. Raggiungono la verdastra profondità della laguna e diventando sempre più limpide sopra i fondali sabbiosi, trasparenti come tutte le acque, vanno a morire con voce ormai fievole sulla riva sabbiosa. Solo quando rifuggono perdono la loro materialità, diventano leggere e inconsistenti, sono solo un unico movimento come l'oscillare delle spighe o il fluttuare di un gigantesco lenzuolo di lino turchino. Questo è il mare, il tanto cantato, dipinto, infinito mare.
cinto cristallino della terra, legame di amicizia di parti lontane del globo, paziente animale da soma che porta le navi che velocemente scompaiono oltre l'orizzonte. Questo è il mare, dispensatore di grazie, generatore di tempeste, il ricco e generoso mare dal viso spumeggiante e dalla voce suasiva. Pacato e silenzioso era il mare in quel mattino di giugno. Sulla spiaggia, dietro lo stabilimento bagni, sedeva su una seggiolina pieghevole una giovane signora. Si riparava dal sole sotto un ombrellone blu e guardava il mare. Sulla riva il suo bambino giocava con la sabbia. Un signore vestito con un abito di colore flanellato, colore sabbia, avanzava fumando, con una mano dietro la schiena. Si erano presentati. Lei è la signora Berta Müller. E lui il barone Richard Gould. Finalmente la possibilità di intrattenersi, finalmente la conoscenza di qualcuno con cui poter cambiare due parole. Oh, come invidio quelli che fanno il bagno! Io nuoto molto volentieri. Voi però non lo fate. Ma no, purtroppo non posso, perché i dottori affermano che io ho la pressione troppo alta. Siamo qui soltanto per il bambino che ha bisogno di bagni di sole. Il piccolo biondino. Pensate un po', non ho portato niente da leggere, mi sono detta, ma in una stazione di cura sicuramente non avrò tempo. Invece qui è tutto così quieto, tranquillo, che io sto per ore senza fare niente. Posso aiutarvi. E quando saremo di ritorno, permettetemi di fare un salto in camera. Forse troverò qualcosa che potrà intrattenervi. Riuscirete a capire qualcosa? Maison Tellier, Lavoux, Le Bagnese. Impossibile. Mont Oriol. Di sicuro non è una lettura per adolescenti, ma voi non siete più una ragazzina. Ah, in francese. Una lettura certamente moderna. Io leggo molto volentieri in francese. Sono certo che vi piacerà. Poi è Maupassant. Le sue osservazioni descrivono gli istinti più umani. Ma non avete dunque portato libri in tedesco con voi? Non ci posso credere. Vergogna. Beh, bene, forse lo leggerò già stasera stessa. Grazie e buonanotte. Barone, mio marito mi conosce, gli ho telegrafato del nostro incontro. Frequentavate lo stesso ginnasio. Vi porto i suoi saluti. Vostro marito? Aspetti un momento. Ernst Müller, non vi ricordate? Müller? Ma sì, l'ho presente! Ernst Müller, che combinazione! Ditemi, come sta? Che cosa fa? Dove abitate? Ah, purtroppo in una piccola città, Rudolfswerth. Sapete dove si trova? Mio marito è professore al ginnasio Logane. Ah, è così? No, purtroppo non conosco la cittadina. Ah, ma riuscite ad immaginarvi come ci possiamo trovare noi a vivere in quel buco? Noi che veniamo entrambi da Vienna. Forse avete modo di incontrarlo. Mi raggiungerà quando sarà in ferie. Sarebbe bello, forse ci sarò ancora. Pensate, barone, non ho mai visto il mare
prima d'ora. Che impressione di forza, di grandezza, di frescura. E la sua voce continua e le sue onde spumeggianti che stringono in un abbraccio la terra e non si stancano mai. Come vi riesce bene dipingerlo? Non avete nulla in comune con le persone di Rudolf Feld. Mi mettete in imbarazzo. Siete riuscita a leggere intieramente ieri sera Maupassant? No, non l'ho nemmeno ancora iniziato, perché il piccolo non mi ha lasciato in pace un momento. E non le nascondo poi che avevo un feroce mal di capo. Nulla di male, del resto non era necessario. Sì, Vienna, l'aria viennese, le canzoni, i cuori e la poesia. Sogno ad occhi aperti nella natura, colori, musica, impressioni di un mondo brillante e la poesia del cuore, del triste, dolce mistero della vita. Ah, sogni, sogni. È quasi mezzogiorno. Faremo anche stasera la nostra passeggiata? Ma con immenso piacere. Cerchiamo di alleviare questa greve solitudine. Cerchiamo. Si incontrarono sulla diga. Gli uomini avevano costruito questo riparo di pietra per proteggere il paese posato sul breve lido arcuato di sabbia dalle onde che sferzate dallo scirocco e dal libeccio si infrangevano un tempo contro le case. Il mare ardeva come fuoco, c'era alta marea, le onde andavano a rompersi contro la diga. Barche di pescatori dalle grandi vele arancione cercavano lentamente di farsi strada verso il sole che si stava consumando. Vogliamo prendere una barca? Oh, lo vorrei, ma non posso assolutamente portare il piccolo con me. Abbiamo già tentato, sapete, avreste dovuto vederlo. Si dimenava, gridava aiuto e per causa sua dovete rinunciarmi. Figliolo, gli dissi, ma non vuoi diventare un ometto? L'aspettare papà non ti aiuterà, perché io me ne andrò con lui e tu dovrai rimanere per forza con la vecchia Maria. Potrebbe anche adesso rimanere con lei. Che cosa ne pensa il piccolo? Oh, no, 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 e poi no. Ahimè! Che l'anno scorso era qui si è lamentata per il puzzo di pesce. Ma è davvero un così cattivo odore? Oppure siete di diverso parere? Ci troviamo in un idilliaco piccolo nido di pescatori. Respiriamo l'aria salmastra e anche i tesori che il mare getta generosamente in grembo agli uomini. Amo quest'aria che infonde energia. E sicuramente non è l'aria di un bosco di pini o quella che si respira in una malga, ma è quella di mare. Sapete, io mi ero proprio spaventata per questo e così mi sono portata una grande bottiglia di profumo. Mio marito non può sopportarli, ma io non ci posso fare niente, a me piace. E voi che ne dite? Oh, vado in estasi e poi avete sempre un buon odore. Ma scusate, ma perché stiamo così correndo? Ah, avete ragione. Me lo sono chiesto anch'io. Oltretutto mi rende nervoso il fatto che
che si corra mentre si va a passeggio come se si dovesse sbrigare delle commissioni. Santi numi, nervoso! Ma perché tutti gli uomini sono sempre così nervosi? Io non so proprio come si faccia ad essere nervosi. E voi lo siete? No, grazie a Dio. Non intendevo questo, certamente. Avrei dovuto dire contrariato piuttosto, o qualcosa di simile, ecco. Contrariato? Ma scusate, sa, ma secondo me voi siete per natura un despota. E dunque non continuate ad essere arrabbiato, signor barone. Facciamo i bravi. E adesso cosa avete da ridere? Ma per la felicità! E come mai vi sentite felice? Oppure grato. Gratitudine. Non vi capita mai di sentire che uno improvvisamente, forse soltanto per un brevissimo istante magari, si trovi come per miracolo fanciullo, contento e felice, che senza che gli sia nota la ragione di tale stato di grazia, ride per la gioia, anche se si sente completamente solo, o per gratitudine verso il destino che gli ha regalato questo attimo pieno di luce. Sì, conosco anch'io questo stato d'animo. Nel frattempo erano arrivati alla punta dell'isola e al mare aperto mostravano ormai le spalle. Davanti a loro si stendevano le acque silenti e plumbe della laguna fino alla terraferma. Non c'erano onde ad agitarle. Lei si fermò. Il suo sguardo si spinse oltre la distesa immota del mare fino all'arcuarsi della sponda lontana, dove alti pini innalzavano cappellature sinuose nel cielo della sera. Oh, che differenza! Dall'altra parte si stende il mare eternamente in movimento. Si culla, si agita, sonnecchia, ma è sempre vivo e respira e si muove come in un sogno. E qui invece appare immobile, come morto, nessuna voce, nessun respiro. Come la vita, gioiosa, piena di luce, di voci e di suoni. Riflette i colori del cielo, quadro di dorata libertà, ma nasconde anche angoli bui. In certi momenti della nostra esistenza volgiamo le spalle al sole, alla libertà, e lo facciamo perché lo vogliamo, o per un cosiddetto dovere che per lo più è paura, e poi davanti a noi altro non rimane che la grigia monotonia, il silenzio deprimente, la morte, come qui. Avete proprio ragione. Mi piace il modo con cui vi siete espresso. Vi auguro la buonanotte. Stavano avvicinandosi al porto. Gol l'accompagnò. Davanti alla casa si scambiarono l'augurio di una buonanotte. Oh, comodo sposi! Ma cosa succederebbe se, per caso... Sulla spiaggia la incontrò subito dopo il bagno. Indossava un costume azzurro rigato in tessuto Oxford, molto semplice, ma con una scollatura più profonda del solito. La vita era cinta da un nastro alto di raso rosso intenso che chiudeva alcune pieghe. Così vestita sembrava ancora più giovane e vedendola, Cole si permise di dirle: oggi sembrate proprio una ragazza, i vostri capelli. Ah, in verità non avrei dovuto farmi vedere così, ma mi scuserete, ho appena finito di lavarmi. E che capelli, vorrei respirare il loro profumo. Ma sentite, anche i bagni di sole sono meravigliosi. Mi sembra che anche senza immergersi nelle onde, il forte vagore marino
penetri nel nostro corpo, infondendogli una nuova vita. Mi sta succedendo proprio questo. Lo definirei qualcosa di gioioso, di vigoroso. Io sono un essere sano, sapete, ma qui mi sento molto meglio e più libera di quanto non lo fossi prima della partenza. Che cosa ne pensate in proposito? Che siete una passionale o una persona raffinata. Mi impressiona, sapete, come voi riusciate ad imprigionare nel vostro animo questi piccoli dettagli che sono soltanto piaceri, e ripensandoci poi li selezionate per dar loro un preciso significato. Che credo di poter dire, e permettetemelo, che voi amate voi stessa proprio come Narciso. Ma chi? Quello che si specchiò nell'acqua? Ah, oppure pensate che io sia una perfetta egoista? Ma no, no, di certo. C'è dunque in ogni animo femminile un pertugio attraverso il quale l'inconscio si insinua nei piccoli presentimenti oscuri di silenziosi sogni amorosi. Ma oggi devo rincasare prima, perché ieri sera ho cominciato a scrivere una lettera per mio marito e non sono riuscita a terminarla e vorrei finirla oggi pomeriggio. Lo devo salutare da parte vostra? Ma naturalmente. E ditemi, non vorreste uscire stasera? Siete così piena di slancio e sollecita ad acconsentire. Sollecita? Quando il sole tramonterà, usciremo in barca verso il grande disco di fuoco e lasceremo le onde di oro colato venirci incontro. Ci faremo cullare e non parleremo. Oh, sarebbe proprio molto bello. Beh, il piccolo può rimanere con Maria sulla spiaggia ed avervi dinanzi agli occhi per tutto il tempo. Ritorneremo comunque presto. Accordatemi il vostro consenso. E voi non sareste un sognatore? Ma devo proprio, certo, lo vorrei, ma un momento, però non vi prometto niente, staremo a vedere. E se lei non venisse, né dal suo sguardo, né da ciò che dice si riesce a capire. Non vorrà. È tutto a causa di quel piccolo ragazzino biondo. Oh, eccomi, sono qui. Vi siete procurato la barca e vorreste remare voi. Ma ne siete in grado? Non è che poi vi getterete in mare, vero? Piccolo mio, fai bravo. Vieni col mamma, vuoi venire? No. Ah, venite, allora sbrigiamoci. Mamma sarà di ritorno tra breve. Fai bravo con Maria. Potrai vedere la tua mamma per tutto il tempo che ti starà lontano. Per un bel tratto tacquero. Lei era dunque venuta, misteriosa creatura. Ah, oh, come deve essere faticoso per voi remare. Ma no, niente affatto. Ah, il mare, il mare. Oggi voi siete una bambina. Lasciatevi trascinare. Sì, sì, mi lascio trascinare. Quando contemplate il sole, voi vi illuminate, mentre tutto ciò che vi circonda risplende. Vi siete vista riflessa nel mare? Narciso, non dite nulla. Vi sto ascoltando. La vostra figura risalta nel cielo splendente. I vostri capelli hanno riflessi dorati, i vostri occhi brillano solo come la vita. Può risplendere quando è felice e gioiosa, amabile e generosa. Vedo scintillare i vostri denti come perle portate alla luce dalla profondità del mare. E dunque voi non sareste un sognatore? Il sole, proprio perché vi ama, vi illumina con un manto di porpora regale, cinge la vostra nuca e le vostre spalle. Ma adesso si sta inabissando. Le onde cullavano la barca. Oh sole, quanto sei fortunato! Tu illumini, circondando del tuo calore ciò che ami, baci il mare
ricoprendolo di fiamme d'oro perché possa ardere e consumarsi con te. Baci le cime delle montagne prima che si assopiscano con la lina nanna della notte. Baci la giovane donna sulla candida fronte, sugli occhi che a te rivolge. Ma state un po' zitto, è già così bello, maestoso, pacato. Rimaniamo un po' in silenzio. Ave Maria, atmosfera di sogno. È proprio l'ora dell'Ave Maria. Il sole è definitivamente tramontato e tra poco scenderà la sera. Ma siamo molto distanti, siamo così lontani, possiamo rientrare, andiamo. Ma vi obbedisco. Vorrei per un momento ritornare sulla spiaggia. Vedete anche voi, solo per un momento. Vorrei vederla, non siamo mai stati sulla spiaggia a quest'ora tarda. Qual è l'enigma nascosto in questa giovane creatura? Vorrei avvolgere le vostre spalle con un mantello di polvere e di stelle. Ma che cosa vi salta in mente? Mi avete procurato una grande gioia, talvolta mi comporto come una bambina. Mi avete fatto felice, vi ringrazio. Questa sera però non faremo la nostra abituale passeggiata. Si è fatto troppo tardi, anche per il bambino. Dovrebbe essere già in casa e tra poco sicuramente comincerà a piangere. Venite. C'è un enigma in lei. Dove si nasconde? E come lo si può sciogliere? Che cosa succederebbe se... insieme si avviarono verso un dosso erboso. Barone, ieri devo esservi sembrata per un momento proprio una bambina, ma il mio comportamento, vi assicuro, non voleva avere nessun preciso significato. Solo la donna è capace di ritornare improvvisamente alla stagione dell'infanzia e di vivere i moti spontanei del cuore. Questa è soltanto una delle forze divine che possiede l'animo femminile. Misero è l'uomo al confronto. Ognuno di noi nasconde tesori, ma se sorpresi, disarmati, li fronteggiamo perché li lasciamo affiorare. Il nostro io c'era un intreccio di forze oscure, voci dal tono sommesso, ricco di significati che poi tacciono per farsi nuovamente sentire al cospetto della vita, del sole. Nessuno può intenzionalmente ridestarle. Credete? Avvicinatevi. Il mio grande parasole fa molta ombra. Perché non volete approfittarne? Tacquero. E seduto accanto a lei, egli prese la sua mano, la sollevò e con passione la coprì di baci. Ma barone Cole, vi state ingannando. Io non sono... Oh, signora, vi prego, abbiate pietà di me. Pietà? Ma che parola assurda! Io non sono sensibile ad alcuna avance, mi capite? A nessuna! Vi siete ingannato? Ma cosa vi ha saltato in mente ieri e oggi? Perché avete voluto rovinare il nostro innocente rapporto? Vi invito a non aggiungere altro. Perdonatemi, mi lascio trascinare. E poi è così disdicevole per una donna conseguire una piccola vittoria. Oh, andiamo, vi devo farvi credere di un'altra cosa. Voi parlate di una vittoria che avrei avuto su di voi immeritatamente. Ma allora non mi conoscete per niente? Come dovrei farvelo capire adesso in poche parole? Cercate di ricordare cosa mi diceste. Da un lato c'è la grigia monotonia, il deserto, la morte. E dall'altro il mare vivo col suo canto, la sua voce, la sua forza che brilla sotto il sole beandosi dei colori del cielo che in lui si rispecchia. Io, barone, sono da questa parte, nel sole sfolgorante. E se voi immaginate che nella parte più recondita dell'animo femminile ci siano dei tesori, questi non devono necessariamente essere degli enigmi, credetemi. Però non si destano da soli e nessuno è capace di portarli alla luce. Solo un animo generoso ha saputo guidare il mio alla vera vita, alla luce del sole, senza che io potessi neanche vantare di quelle ricchezze. Mi ricordo molto bene di vostro marito, capisco.
espressione adatta se ci fosse un altro al posto mio. Credo che dovreste ricordarvi meglio dell'uomo che ha chiesto notizie di voi. Non voglio chiedervi di altre vittorie, ma questa in particolare mi sta a cuore. Quando voi mi diceste voi siete una sognatrice, io capii benissimo che cosa volevate dire. Una donna che si sente felice come lo sono io ha visto riflessa la sua felicità negli occhi dell'altro e sentito tante parole d'amore uscire dalle sue labbra. Per tutti i diavoli dell'inferno si fa beffe di me. Ecco la timida mimosa pudica. E come dovrebbe comportarsi di conseguenza l'uomo? Siete spietata con me. Se ci irrita un vero sentimento, se la misera parola è alla ricerca di un'adeguata espressione, questa non può che nascere dalla cordiale, istintiva amicizia. Lo so, lo so. È stato puerile da parte mia aver creduto di poter partecipare alla vostra vita come se vi conoscessi da chissà quanto tempo. Ci si sbaglia a volte a non valutare le cose così come stanno. Crudele, sapete, da parte vostra, e per quanto l'osservazione sia esatta, anche un po' offensiva, direi. Sentite, barone, quando ieri le lacrime illumidirono i miei occhi, io stavo pensando a lui. Gli ero grata come può essere grato un bambino che riceve un regalo. Mi sentivo appagata, felice. Il vasto mare, la natura, l'ora serotina, i tocchi lontani della campana vespertina mi avevano profondamente commosso. Avevo la sensazione che lui mi avesse insegnato ad apprezzare questi tesori ed è stato proprio così. E poi pensavo, e non ne abbiate a male, come sarebbe stato diverso se fosse stato lui seduto con me in quella barca che si lasciava cullare dalle onde e anche senza parlare sono sicura che noi ci avremmo intesi perché ci aveva accomunato la stessa commozione e lo stesso modo di capire la vita. Voglio ritrovare la gioia di ieri. Uscirò con lui in barca alla stessa ora del tramonto. Parola eccellente, a dir poco riprovevole. Dunque pensavo a lui e mi comportavo come una bambina. Ma non per questo sono cieca e sorda a ciò che mi è strano, seppure meraviglioso, o alle belle parole. Però queste rimangono come degli involucri vuoti, privi di significato. Ora forse capite come mai vi siete ingannato. No, non aggiungete altro. Non una volta mi sono mostrata insensibile e crudele. Non vi serverò rancore. E perché? Io non ho voluto offendervi, come avete potuto constatare. Ma non sarebbe stato necessario che accadesse. Ma voi mi siete ingannato. Io ne sono stata cosciente già da tanto tempo. E sapete da quando? Dal momento in cui mi avete prestato il libro. Ho capito. Il libro. Che perfidia, che raffinatezza. Mi sento come un ragazzo che già da tempo si tiene d'occhio, ma cui si permette di rubare la frutta e di scavalcare il muretto di cinta per acciuffarlo e farsi beffe di lui. Davvero una figuraccia. Vado, gentile signora. Ma barone, volete proprio andar via? Sì. Io invece voglio aspettare. Voglio aspettare che il mio bambino demolisca la fortezza che ha costruito. È proprio del bambino, guardate. Costruiscono per poi distruggere. Gli tese la mano e poi si allontanò da solo. Ad un tratto si accorse di non sopportare più né la vista delle strette calli piene di sporcizia, né la calura del mezzogiorno, né lo stagnante puzzo di pesce, né il rumore degli zoccoli di legno dei pescatori. Ma che figuraccia! E tutto questo a causa di una donna vanitosa che si insuperbiva per aver sposato un molpone a scuola che con il tempo era diventato una persona istruita. Come si era espressa? Come un maestro di scuola. Bisognerebbe proprio sapere se lui è la causa. Ma bravo, barone Gol! Da morir da ridere!
al diavolo! Grazie a me i due potranno godere delle magie della natura, della giurità del cielo e dell'immensità del loro amore! Al diavolo, barone, ma che sfortuna! Rosso come un tacchino, ritornò alla sua locanda. Ma erano arrivate due lettere! Finalmente! Grazie a tutti, buonasera.